Ufficiale, Matuidi è un nuovo giocatore della Juventus. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, il video sull'ufficialità di Matuidi alla Juve che è arrivata davvero poche ore fa. Le cifre, 20 milioni al Paris Saint-Germain pagabili in tre esercizi più 10 milioni e mezzo di bonus in base alle presenze che Matuidi collezionerà la Juventus durante la sua durata contrattuale, ovvero fino al 2020. Velocissimamente sulla sua carriera, sin qui esordisce nel Troyes, il passaggio al Saint-Étienne e poi nel 2007 lo acquista il PSG, dove Matuidi colleziona 295 presenze e 35 reti. Il suo palmarès con il Paris Saint-Germain recita 4 Ligue 1, 5 Supercoppe di Francia, 3 Coppe di Francia, 4 Coppe di Lega. Con la nazionale francese vanta un secondo posto a Euro 2016 e i suoi numeri recitano 52 presenze e 8 gol con la nazionale transalpina. Un tuttocampista, un centrocampista completo, quello che mancava secondo me alla Juve, perché Matuidi è bravo nella costruzione del gioco, ma anche eccellente nella fase di interdizione e di recupero. Come dissi qualche tempo fa, se la Juve riuscisse ad acquistare un giocatore che fa bene tutte e due le fasi, la costruzione del gioco e anche la fase di interdizione, sarebbe il top. Secondo me, Matuidi è il profilo giusto. Come ho scritto su Facebook, questo innesto potrebbe significare il tornare al centrocampo a tre. La linea mediana, che in questo momento dà più garanzie, secondo me potrebbe essere composta da Marchisio, Pjanic e Matuidi, per poter dare più copertura alla difesa, che è passa davvero troppo vulnerabile in questo avvio di stagione. Il centrocampo a due sembrerebbe troppo leggero in questo momento, almeno per poter supportare le quattro punte in avanti. Vedremo. Chiaramente questi dubbi ce li scioglierà il mister Allegri nelle partite a venire, non penso domani contro il Cagliari. È ovvio che sui social i tifosi della Juventus si sono scatenati. Quello che mi sento di dire è quanto mai emblematico e nemmeno anche grottesco il fatto che nella passata stagione, nella passata sessione di mercato estiva 2016, Marotta era un incompetente perché non era riuscito ad acquistare Matuidi. In questa sessione Marotta rimane un incompetente perché ha portato Matuidi alla Juve. Chi vi capisce è bravo. Detto questo, quello che mi sento di dire: Benvenu Blaise Matuidi alla Juve, secondo me il prospetto che mancava e che serviva al centrocampo della Juventus. Vi saluto, a domani spero con la preview di Juventus Cagliari e come sempre fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti! Grazie mille per tutto, tutti no, per tutti, et après que je vais essayer de donner le maximum pour l'équipe, et voilà, je suis fier et honoré, et j'espère que vous allez être fiers, voilà, de voir Blaise Matuidi évoluer au sein de votre équipe.